Presidente, noi siamo qui, al sabato pomeriggio vediamo tanti bambini che giocano, qual è l'obiettivo della società? La società è impostata sulla crescita, educazione e impostazione allo sport dei bambini in generale, non solo del Rione ma anche di tutto il resto della città e anche da fuori. Vediamo tra l'altro che si divertono, stanno insieme, c'è anche una questione, diciamo così, di multietnicità. Assolutamente sì, noi siamo una società veramente multietnica, abbiamo rappresentanti di tutte le nazionalità e di tutti i continenti, per cui siamo veramente una società multietnica. Sì. Tra l'altro calcio come, diciamo, elemento sociale. Sì, calcio per dare la possibilità ai ragazzini di stare lontani dalla strada e di avere degli obiettivi che siano sani, punti di riferimento, che siano fondamentali per la loro crescita e obiettivi veramente importanti che se li porteranno dietro per tutta la loro vita. L'investimento che avete fatto è sicuramente molto pesante perché comunque avete messo a posto, state mettendo a posto gli spogliatoi e comunque avete lavorato tantissimo. Sì, siamo un bel gruppo di persone, non sono solo io naturalmente, abbiamo un bel gruppo di persone. Io sono arrivato da un anno e mezzo, però ho veramente un gruppo di persone che lavora molto e l'investimento chiaramente economicamente è molto alto, però d'altronde se così non facevo, non facevamo, non si arrivava a nulla. Quindi abbiamo investito, ma più che altro quest'anno il problema è negli spogliatoi. Gli spogliatoi sono veramente un grosso investimento, ma erano necessari perché ne va del futuro della società. Direttore generale, quante sono le squadre impegnate e quanti sono gli studenti, i bambini che comunque ci giocano? Allora, abbiamo in questo momento 10 squadre impegnate e poi abbiamo la prima squadra. Come ragazzini andiamo sui 230-250 ragazzini che girano qua con noi. In più abbiamo la prima squadra e la juniores, diciamo, pensiamo intorno alle 300 persone che girano intorno alla nostra società. Più naturalmente i dirigenti e compagnia bella, tutti i genitori e tutti quelli che contribuiscono alla nostra, alla riuscita della nostra società. Qual è la filosofia che sta alla base della società? Allora, la nostra filosofia è giocare per imparare, giocare e imparare l'educazione, la scuola prima di tutto. Noi chiediamo le pagelle o comunque sia i risultati dei ragazzini a scuola, e il calcio è importante, il calcio è tutto, però il calcio è soprattutto divertimento. E la scuola è il più importante, viene davanti a tutto e molte volte siamo anche intervenuti per aiutare i genitori quando ci è stato richiesto, anche nel poter recuperare il ragazzino, comunque fare quel piccolo gioco forza per permettere di andare avanti anche nelle scuole. Questo è un quartiere che ha bisogno di dare degli stimoli ai ragazzi che ci abitano, ai bambini che ci sono qua, perché comunque sia siamo vicini anche a una zona che ha bisogno di dare spazio e un orientamento ai ragazzi, ai bambini soprattutto. Giornata importante oggi perché sono anche degli scontri, diciamo così, quasi dei derby. Sì, 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 adesso i 2000 giocheranno contro Castelnuovo Don Bosco, poi dopo ci saranno i 99 che giocano contro l'Asti, che è una partita particolarmente sentita da queste parti. Come mai? Ma è una rivalità cittadina che ormai cresce di anno in anno, sia perché sono dal punto di vista quantitativo e qualitativo le due società che stanno dando il meglio. Domanda quasi da allenatore, meglio il gioco a zona oppure marcatore uomo? Ma è un po' difficile parlarne per bambini così piccoli. Solitamente si cerca di favorire il gioco attraverso l'occupazione delle zone. È un po' difficile trovare a questi livelli come input ai ragazzini quelli di attaccarsi ad un avversario e seguirlo ovunque, anche perché lo spirito è quello del divertimento